Fio Metal Nerd, ciao! Ciao! Ciao ciao! Bentornati a una nuova spumantissima puntata! E qui ci siamo tutti e tre, finalmente! Cioè, spumantissima sì, perché... Come e fino a tre secondi fa c'era qua un altro tizio che non era il Dave, non lo so. Già, era il Dave mascherato. Era il, Dave, il cavaliere mascherato. Incredibile supereroe di cui stanno... Facendo, hanno appena acquisito i diritti per farci un sì, film. Sì, ma di sì, mi spiace, quindi oh. Sono film di merda. Non ci importa, basta che sganciano i big ah, money. Ah, sì, vabbè, ok. No, niente, però come avrete letto dal titolo di questo video, tutte le volte noi lo cura diciamo, per la prostata e altre storie? No. Sì. Ho detto il titolo. Niente, semplicemente vi diremo le nostre speculazioni, visto che ultimamente i video speculazioni creano speculation. Chiacchiere. Sì, è carino, quindi, perché comunque fermenta. Siccome è stato presentato da poco il teaser di quello che sarà un nuovo Ghostbuster, che non si sa se sarà un 3... Che non si sa se sarà un reboot, che non si sa se sarà un remake. E beh, beh adesso lo svisceriamo dopo la sigla. Sigla. Esatto. È uscito un film dei Ghostbuster. Mm. Andate a guardare il video che abbiamo fatto della reaction a caldo, soprattutto gli ultimi 30 secondi, il voto del Dave. E io che cosa gli avevo dato? 6,5. 6,5? No, ho detto, e poi ci avevo ripensato, 5,5. Sì, 6,5. Sarei stato così buono. 7,8. Sì. Stavo cercando di difenderlo, probabilmente. Perché? Non lo so, sì, per dare fastidio a Roberto. Per partita presa. No. Ma no, sì, è vero. Ha fatto schifo anche a Scera. Se qualcuno se lo fosse dimenticato, un paio di anni fa... Non è che sia andata benissimo. Se hai due occhi, ti fa schifo. Visto che sono speculazioni, rubo subito la palla a tutti. Bravo. Prima che uscisse quel film, quando almeno si è iniziato a parlare di Ghostbuster fuori dall'ombra, era il sottotitolo di quello lì, mi pare. No, quello era la tartaruga ninja, fuori sì, dall'ombra. Sì. Capisco che bene o male a cartoni animati si assomigliano. Comunque, era saltata fuori l'ipotesi, non si sapeva ancora che il cast sarebbe stato completamente femminile, in un universo alternativo. Bla bla bla. Esatto, so dove vuoi arrivare. Si è prima della scomparsa del povero Harold Ramis. Sì, che comunque anche quella roba lì è aggiustabile facilmente, perché un... potrebbe prendere virtualmente il posto di uno Slimer, per farlo un pochino più interattivo, non semplicemente inzaccheroso. Si vociferava appunto dei vecchi Ghostbuster che avrebbero dovuto allenare una squadra di nuovi Ghostbuster, perché loro ormai acciaccati da una vita di combattimento ectoplasmatico non reggevano più il colpo. E invece poi è saltata fuori la zozzeria che è saltata. Io la snocciolo subito lì. Secondo me sarà quello script lì che andremo a vedere. Ah, ok. Io mi collego a quello che ha detto il Dave, perché appunto facciamo un pezzettino storico a testa, visto che ci sta. Perché appunto quando attorno al 2013-14 Dan Aykroyd e Harold Ramis parlavano di un possibile all'epoca chiamato Ghostbuster 3, come diceva il Dave appunto, loro che stanchi di... combattere i fantasmi, perché ormai oltre sessantenni con gli acciacchi e tutto il resto avrebbero allenato una nuova squadra di acchiappa fantasmi. Hanno mandato il copione a Bill Murray e a Ernie Hudson. Ernie Hudson ha fatto finta di niente, glissando, ma sì, adesso poi vedo quando ho tempo lo leggo. Ma lui non farebbe male, eh? No, a lui sì, no. Sì, tra l'altro. Bill Murray ha letto il copione molto attentamente, lì serioso, leggeva pagina dopo pagina in silenzio. Quando ha finito il copione gli ha praticamente risposto: ma andate a cagare, cosa volete che gliene quattro freghi? Bottiglie di cognac dopo. Cosa volete che gliene freghi alle persone al giorno d'oggi di vedere... quattro vecchi andare a caccia di fantasmi. E l'ha piantata lì così. Poi sono ritornati da lui con questo è il copione. Sì. Questo è il cachet. Il signor Harold Ramis purtroppo è passato a miglior vita. E Dan Aykroyd, con chi aveva i diritti, la regia e la sceneggiatura dell'epoca, hanno buttato giù sto copione dicendo: no, dai, facciamo tutto da nuovo, mettiamoci dentro delle ragazze, chiediamo agli altri se vogliono fare il cameo, riempiamo di soldi Bill, così lo fa di sicuro. E così è stato. Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray compaiono in dei camei anche improbabili e stupidi. Sigourney Weaver. No, mi confondo sempre. Sigourney no, Weaver. Non so no, se lei compare è... anche Sigourney sì, Weaver. Sì, 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 sì. Compare anche Sigourney Weaver. E compare anche Harold Ramis, impersonato ah, in un è busto, vero, nel un busto di bronzo. Anche Janine. Una... Cioè, anche Janine. Non me lo ricordo, sì, sì. Comunque... No, quello lì era Thor.
Quello è la torta. Comunque tutti compaiono, eccetera, eccetera. Notizia di metà gennaio, comparsa a sorpresa di questo teaser trailer che vede la Ecto 1 comparire da sotto il telo dentro un figo, dentro se non l'avete granaio. Visto recuperatelo su YouTube tanto. Sì, ma guarda, ha fatto talmente parlare che se non l'avete visto è perché non avete gli occhi. Possiamo azzardare anche un'immagine, cioè una foto, possiamo metterla? Possiamo metterla la foto. Però non della Ecto 1, quella di Bill Murray vestito di nuovo da Chiappa Fantasmi. Sì, che però quella era immagine... quella immagine lì erano delle immagini del Saturday Night Live quando lui faceva le sue scenette. Era una scenetta. No, anche... fake news. Io pensavo che fosse un backstage. No, e anche di quando ha girato Benvenuti a Zombieland, che lui compare vestito da Ghostbuster. Quindi non è niente che di amarezza. Nuovo. Non c'è niente di... Quindi il solo Dave quel trailer si, lì. Il Dave si riferisce a questa foto. Non c'è ancora niente perché non è ancora cominciato nulla. Sono solo in pre-produzione. No? Sì, però che producano in fretta, perché comunque loro iniziano ad avere una certa. La mia speculazione qual è? Cosa mi aspetto? Io parto dal presupposto che non mi aspetto nulla, così non rimarrò deluso. No, vabbè, però una storia ce l'avrai però in bocca. Se proprio dovessi dire fate qualcosa che sia anche lontanamente figo rispetto a Ghostbuster 2, che non era all'altezza del primo, piuttosto prendete la trama dal punto A al punto Z del videogioco uscito nel 2014. Cioè, hai giocato e te a posto. E basta. No, ci ha giocato un sacco di gente che vede un ritorno di Gozer, cose un po' particolari. Sì, però la trama di quel videogioco era una decentissima trama per un possibile Ghostbuster 3. Effettivamente avevano usato uno dei vari probabili script. Sì, infatti poi concludere dalla casa di produzione che ha prodotto, sceneggiato e diretto il videogioco, stavo di dire regiato. E comunque io almeno quello me lo aspetto. Quindi tu idealmente qualcosa di simile allo script del videogioco, per dare dei toni più dritti. Io invece vi dico una cosa. Allora, in quel periodo lì che diceva Fuso, in cui c'era questa idea di fare questa Ghostbusters 3, bla bla bla, in realtà era stato anche un po' tirato fuori quello che era lo script che aveva fatto Dan Aykroyd, che spero vivamente non seguiranno. Era qualcosa di abbastanza delirante. Aspetta, ve lo quello ricordo. Quello che loro dovevano andare nell'inferno per salvare l'anima. Prima in un'altra dimensione, poi nella dimensione infernale. Ma quello c'era... l'aveva scritto negli anni 90 dopo Ghostbuster 2. Sì, ma lui dopo l'ha tirato in ballo ancora, no? Dopo un po' di anni, quando c'è stato questo ritorno del vintage e del remake. È il classico che viene ballo. Dai, ma allora non lo facciamo il mio. Dai, allora, l'ho preparato 20 anni fa. Capite bene che è talmente allucinante che... Io spero che non lo seguano. Per intenderci, si avvicinava tanto ai The Real Ghostbuster. Sì, come ambientazioni, sì, esatto, e roba. Cioè, era una roba da sottosopra. Sì, ma da sottosopra, però improbabilmente. Molto colorato. Sottosopra scadente. Quella cosa lì aveva fatto storcere il naso già all'epoca, e quindi successivamente dopo, ovviamente, anche a... Sì, Rick Moranis. Rick Moranis. Ah, tra l'altro, che di lui non si sa niente. No, lui non vuole... Allora, lui ha sempre detto perché, che non vuole più fare film. Lo so, bla bla bla. Commoventissimo, no, la sua decisione è rispettabilissima, però sarebbe figo. È in silenzissimo. Però all'epoca... Non conferma, non smentisce. Cioè, nel momento in cui è uscito quel trailer, secondo me più che avere la gente sotto casa di Bill Murray, ce l'aveva lui. All'epoca, quando si paventava di questo nuovo Ghostbusters, che poi è stato fatto il reboot, remake, sta cazzata con le tipe, lui non aveva detto proprio no, ha detto che lui non vuole più recitare in un film, ma se tutto il cast fosse tornato con una sceneggiatura giusta, decente, lui non ha detto sì, ha detto lui un pensiero ce l'avrebbe fatto. Allora, ovviamente tutto il cast... Lui Stalli, ti prego, Rick Moranis, vogliamo lui Stalli di nuovo. Per chi non lo sapesse, Moranis è l'attore piccolino con gli occhialoni, caratteristico americano dei film comici, Lord Casco di Balle Spaziali. Nel pieno della sua carriera ha perso la moglie credo per un cancro, e la cosa non è che faccia piacere, no. Lui ha fatto particolarmente poco piacere, vorrei anche vedere, ha deciso di mollare il cinema per dedicarsi ai figli, perché non voleva lasciarli da soli in un periodo così brutto. Questo periodo si è protratto fino ad ora. Anche ma oggi, ragazzi, i figli di Rick Moranis ci avranno 50 anni. No, ma perché, se non vado errato, uno dei figli
ha qualche problema, quindi lui sì, no, quello non si ricordo, è dedicato, non ricordo solo della moglie. Si è dedicato in toto a questo, perché se non sbaglio c'è anche delle associazioni no profit. Può essere, cui, sicuramente, tipo quella per di... il peso con cui ha preso questa cosa qui, e poi ripeto, cioè non è che... ha perso una scarpa. Cioè, esatto. Lui ha lasciato il cinema quando era sulla cresta dell'onda, sì, lo sì, chiamavano sì. Per far qualsiasi film. Continuavano a chiamarlo appena mollato. Io ci avevo già sperato. Allora, un suo ritorno è più probabile semplicemente perché lui aveva già detto di sì una volta a Mel Brooks per Balle Spaziali 2. Balle Spaziali 2. E lui ha fatto: sì, ci sto. Il problema è che poi Balle Spaziali 2 non è arrivato perché principalmente soldini, immagino. Sì. Che chi è che se lo va a vedere Balle Spaziali 2? A parte noi tre. Io vado alla quattro. Prima! Io vado 16 volte, io vado vestito da Lord Casco. Io alla prima a Los Angeles. E quindi lui potrebbe tornare. Comunque, io spero che quella cosa lì da Cantolino, e in realtà commercialmente, e anche un po' come Speranza, presumo che sarà più una cosa, come quella che diceva il Dave, dove abbiamo il vecchio cast che cerca di addestrare una nuova generazione, ma per un motivo molto semplice: uno a livello di trama è molto facile da scrivere e dà più spazio alle gag, a quelle cose lì. Se il secondo sei il mio stesso punto. Secondo, commercialmente è vantaggiosissimo, perché se il film ha successo puoi fare un 4 con il cast nuovo. No, terzo, se il film ha successo apri un nuovo franchise di Ghostbusters, sì, punto. Sì, terzo, e poi arriva la Disney, lo compra. Sì, li vedi nei trailer, li vedi sulla copertina, li vedi ovunque. Certo. Di recitazione effettiva dei vecchi avrai poi a fine film 20 minuti. Sì, hai magari dei... Ma che poi puoi prendere gente nuova, gente giovane che potrebbe avere successo, tipo i ragazzi che hanno preso per fare il film dei Power Rangers. Cioè, prendi della gente così... Sì, no, caspita. Lui a me è piaciuto soltanto a fare il cattivo in Stranger Things. Io punterei un... Il Red Rangers, appunto, o Piavone, che è... Lo Scopa Milf. La copertina degli Harmony in Stranger Things. Sì, è stupendo. Trin, trin. Comunque, lì alzerei magari leggermente il tiro sulla famosità dei personaggi, senza esagerare. Quindi abbiamo... Noi due che siamo più o meno d'accordo su quello che probabilmente sarà, e poi l'idea di Roberto. Io che aspettativa zero, ma speranza per... Però attenzione, perché alla base del tuo, anche lì c'era un nuovo, quantomeno un nuovo Ghostbuster che entrava in squadra. Sì, ma anch'io voglio che ci sia loro che passano il testimone a gente nuova, no, per una nuova riapertura del brand. Io gradirei, ma purché sia fatta bene. Io gradirei una storia nuova, un po' di mitologia nuova, e non ritornare per forza di cose su quei due capisaldi del cinema, per quanto siano divertenti, eccetera, però sono cose che abbiamo già visto e rivisto in più formati. Sì, no, beh, per carità, però del resto anche il discorso meramente politicamente corretto, dare spazio a nuove leve che possono essere uomini, donne, bianchi, neri, gialli, verdi, dà la possibilità... Basta che sia un buon film. No, però, però ti dà anche quella possibilità di mettere dentro un cast di quel tipo, no? Senza innanzitutto picchiarmelo dentro a forza, in un arco narrativo coerente, e dando comunque la soddisfazione di vedere i personaggi classici. Per quello che riguardava il... Quando si era ventilata appunto di questa prima sceneggiatura, ancora prima che uscisse il Ghostbuster 3, non lo so come si chiamava, no, quello. No, Ghostbuster e basta. Doveva essere un reboot della saga. Allora, stavamo dicendo, sì. Della saga. Script, bla bla bla. Nella mia testa è scattato immediatamente un mondo. No. Di possibilità. In cui spero di non finirci. Una rifrazione, un gioco di Toto Ghostbuster. Su chi avrebbe potuto, poi sto aumentando il carico sulla mia ipotesi dei Ghostbuster nuovi, Ghostbuster vecchi, affiancare il vecchio cast con una nuova squadra. Ce e l'ho. Personalmente, magari si avvicina al mio. Ce l'ho. Io ci vedo dentro Ben Stiller, Owen Wilson, Jack Black e Vince Vaughn, proprio il Fred Pack classico. Per un motivo principale: Wilson e Murray hanno già lavorato assieme un bel tot di volte con Wes Anderson, quindi si conoscono e sanno già come recitare assieme. In più loro assieme, cioè, hai due carichi da 90 incredibili. Allora, lui ha fatto un cast costoso per i nuovi Ghostbuster. Aspetta. Il problema è che hanno detto che saranno giovanissimi, a quanto pare. Saranno giovanissimi, e due maschi, due femmine. Quindi hai già sbagliato. Beh, ma noi possiamo evirare qualcuno. Noi possiamo fare il cast dei sogni. Vai. Il Fanta Ghostbuster. Il mio è, attenzione, The Rock,
Jason Statham, Vin Diesel e Michelle Rodriguez. Ma nessuno userebbe i flussi canalizzatori. Ascolta, non devono prendere gli appunti. Ci passa la trenata e tutto il ho tempo. Ho messo dentro anche Michelle Rodriguez. Ma che anche lei è poco meno di The Rock, cioè. Non so, cioè, non che cast è Fast and Buster. Si chiamerà Ghost and Furious. Ghost and Furious. E a rispondere alla telefonata c'è Chuck Norris. Con l'Ecto 1. E non si fermano, sì, no, tutto il tempo così. Beh, la Ecto 1 originale ha molti più neon e luci di tutte le macchine di tutti i Fast and Furious. Però quindi... no, ha meno marce probabilmente. The Rock tira sulla la trappola e gli fa: ehi, vedi di entrare qui, se no vengo io lì e ti faccio il culo. Fantasma di no, le prende così le trappole, lui le apre, le sventra, non gli interessa niente della radioattività. Lui le apre così e gliele mette sopra. Come quando ritiri l'albero di Natale in un sacchetto dell'immondizia. I fantasmi li prende a pattoni. No, ma mi piace il mio cast. Ripeto, The Rock, Vin Diesel, Jason Statham e Michelle Rodriguez. È una delle cose più improbabili che abbia mai sentito. Esatto. Cioè, non sta proprio bene. Volevamo un film ignorante con ma The Rock non riesce neanche a infilarsi nella tuta. Come glielo carichi lo zaino protonico che lui spalla? Ma non lo usa come un marsupio. Se lo mette dietro direttamente l'unità di contenimento. È talmente grande che lo staccano nella schiena. Ah, che sta andando molto ultimamente, ha lavorato di recente con The Rock, Zac Efron. Zac Efron potrebbe starci, ha dimostrato una vena comica interessante. Notevole, sì, potrebbe essere il Peter Venkman della situazione. Si è recuperato parecchio. Attenzione, no, ritorno serio. Peter Venkman aveva l'umorismo sottile derivato dagli anni di Saturday Night Live di Bill Murray. Zac Efron, purtroppo, è vero che sta lavorando tanto ultimamente a Hollywood, ma quell'umorismo imbecille che ha, che ha dimostrato nel film di Baywatch. Vero. Non è quella battuta sottile del tipo ne ho fatto una regola di non possedere mai le possedute. Però devi più che una regola è un indirizzo. Però se metti gente giovane è difficile. Devi arrenderti al fatto che l'umorismo ultimamente ha perso in... taglientezza, in brillantezza ha guadagnato assolutamente in scurrilaggine. È vero, ma vi ricordo un umorismo recente, attuale e che strizza l'occhio a quello vecchio, Tropic Thunder. È per quello che ho pensato a Ben Stiller. Tropic Thunder è... Oppure mettiamoci il cast di Gran Tour. Sono giovani però ce li vedo. No, il problema è quello che saranno giovanissimi, quindi il pronostico reale qualcuno da Stranger Things, qualcuno dal Trono di Spade, quindi prendi Arya Stark e la nana, no? Sì. Uno a caso di Stranger Things e poi gli altri bambini. Certo, tanto li paghi poco. No, Macaulay Culkin. No, sentito glielo smalto dalle unghie e sembra soltanto però cruolto. Però non hai detto una cosa scema. C'è un mini Bobby Brown che dimostra i suoi 35 anni. Però non hai detto una cosa scema. Sicuramente tireranno qualcuno dal Trono di Spade e ormai qualcuno da Stranger Things che all'epoca di quando cominceranno le riprese, penso nel corso del 2019, hanno già comunque... Aria fa la sorella maggiore, uno degli altri tre farà il fratellino minore o la sorellina minore che nella cricca di amici, lei che gli fa da babysitter, vanno assieme. Oppure magari lo impostano di più per giovani uomini e giovani uomini sono e tutte, giovani donne. Sono tutte loli. No, ci possono, visto che si vocifera due uomini e due donne, ci possono buttare dentro Jon Snow. Ma hanno detto giovanissimi. Cacchio, cioè, dai, 30 giovanissimi anni, 30 al cinema non lo percepisci tra il trucco e così, tanto vale l'idea di Stiller, Wilson e compagnia. Ok, ma dopo il passo falso del 2016 devo prendere qualcuno che ti tira al cinema solo a leggere il nome sul poster. Prendi direttamente tutti i quattro bambini di Stranger Things e sei a posto. Poi diventa Stranger Things e presenta Ghostbuster. No, cioè... c'ha ragione lui. Non ci hai detto il tuo cast d'eccezione. No, non ci ho neanche pensato. Dai, pensaci un secondo al volo. Allora, per quanto riguarda il mio cast, che vedrei bene che ha vagamente senso, senza... Dimmi che non c'è The Rock, quantomeno. No. Ma c'è però, il Koga. Però il tuo... Deve essere giovane per l'edizione. Il tuo Ben Stiller lo appoggio, perché secondo me è proprio un personaggio tagliato. Per quella ci sta, lì. Vero? Sì, gli affiancherei poi... Però l'attore non ricordo adesso il nome. Tom Cruise. No. Il ragazzo quello più giovane di Kingsman.
quello l'allievo, quello sì, che è figo, quello inglese, che, sì, sì, inglese, sì, che secondo me ci sta per taglio e quant'altro. Si è uscito a buttare dentro anche due tipe. Beh, uno ci butta dentro Lucy Liu, che secondo me ci sta sempre dentro. Ma deve essere giovane, essere giovane. Un po'. Sì, è The Rock, mica è giovane. Comunque, scusa, Ripetilo ancora. Che c'ha quasi 40 anni. Allora, il fatto che Lucy Liu sia una tua fantasia erotica non ti giustifica infilarla in qualsiasi cast ipotetico che devi fare. Soprattutto adesso che se dovesse lasciarci la mettono nella plastica invece che nell'umido, Lucy Liu. Ma poi ci mette dentro anche la cara del Targaryen, che può fare l'elemento comico inutile come faceva il nero. Il Ghostbuster, cioè fa quello che non fa ridere perché fa ridere. Cioè la metti lì e poi tutti ci fanno le battute sopra. È troppo sposato secondo me come età, non sì, riusciresti a trovare un amalgama. Lo non so, neanche, però non è neanche capace di fare un fantacast. Insomma ci sta, sì, sì, hanno... Oppure a due persone basta, usi Tenacious D, che il gas è Jack Black. Però bisogna cambiare il doppiatore di Jack Black, assolutamente. Non ce la faccio. Sì, è che Jack Black... sì, ma col discorso che Jack Black è Jack Black. Mm. E potrebbe essere un po' troppo... Ma non lo so, è sempre un rischio Jack Allora, Black. Tu che hai detto? Ben Stiller... Owen Wilson... Aspetta, Ben Stiller, Peter Venkman. Sì, Owen Wilson... Come si chiama il nero in Ghostbuster? Tu solo lo sa. Owen Wilson è biondo, con gli occhi azzurri. Fa niente, però ha la comicità di quello di colore. Togliamo lui e prendiamo Robert Downey Jr. vestito da nero. Winston Zeddemore, scusate. Poi Vince Vaughn, hai detto. Aspetta, Vince Vaughn. Che farà sicuramente Egon. Egon. Sì. Egon Spengler. Beh, non è che farà, perché ci saranno anche loro. E quindi... di? E poi c'è l'altro buco. E... No, te lo stai dimenticando. Jack? No, Jack Black non lo voglio. Jack Black non riesco a guardare. Jack Black che farà Raymond Stantz. Sì, anche per... Sì, potrebbe stare, però... Piccola parentesi, tanto ormai stiamo sbrodolando inevitabilmente. Dio, quanto vorrei un film sulla con vita The Rock di John... Jason Statham. No, ma c'è già! Ce ne sono un sacco, tantissimi. No, mi piacerebbe tanto un film fatto bene, dove lui non fa la macchietta, ma recita per davvero, perché se vuole lo sa fare, sulla vita di John Belushi interpretato da Jack Black. Oh, ah, beh. Che lì bello. Sì, sì. Potrebbe starci. Proprio sì. Un biopic in cui Jack Black fa John Belushi. Bello, vero? Bello, 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 bello. E boh. E dopo questa notizia bomba, vi diamo appuntamento a settimana prossima. Mettetelo anche voi il fantacast. Sì, mettete il fantacast. Fantacastate. E la vostra speculazione su quello che potrebbe esserci o volete trama vedere. Ideale, o quantomeno linea base della trama. E il nuovo cast che affiancherà il vecchio cast. Se magari evitate quelli di Fast and Furious, vi saremmo tutti grati, tranne Roberto. No, perché vedere The Rock, Jason Statham, Vin Diesel e Michelle Rodriguez corrisponde a Fast castelli feudali che si picchiano. Sì, vero, un po' sì. Sì. Però non è necessariamente di buon gusto. Esatto. Ciao, ciao. Tanta birra e prosperità. Video games.